Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi. Purtroppo a commentare quella che poteva essere una domenica trionfale e invece una domenica molto triste perché purtroppo la Ferrari, come al solito, si è giocata l'occasione che poteva avere per ottenere un grande, grandissimo risultato. Ma purtroppo così non è stato. Ci troviamo di fronte a un team che, come al solito, oggi ha sbagliato tutto lo sbagliabile. Era probabilmente la prima vera gara della stagione dove Ferrari, soprattutto nel secondo stint, aveva un vantaggio su tutti, aveva la miglior macchina in pista, poi chiaramente nel corrispettivo tra la parte guidata e la parte veloce. E come al solito, da un'eventuale doppietta torniamo a casa con un secondo posto che sì, è buono, ma non ti cambia le sorti della stagione. Oggi una doppietta Ferrari, ma anche un primo e un terzo posto ti avrebbero proiettato nel costruttori, ancora più vicino alla McLaren e davanti probabilmente alla Red Bull, e nel piloti avrebbero permesso a Leclerc di avere qualche speranza in più. Perché tutti i punti contano e arrivare primo e secondo sono due cose differenti. Purtroppo, ragazzi, è una giornata triste perché si poteva ottenere molto di più e non si è tenuto. Va bene, ma ormai noi Ferraristi siamo abituati a tutto ciò, quindi cosa possiamo fare? Certamente, ragazzi, è inaccettabile quello che abbiamo visto, ne parlerò pure domani. Non è accettabile che un team che si autocandida per vincere il mondiale poi è così scarso. Perché oggi, ragazzi, è una sconfitta di tutta la squadra. Oggi non c'è un singolo elemento che non ha avuto, che non ha performato come doveva, tranne la macchina. Oggi, una di quelle poche volte, possiamo dire, la macchina oggi non ha colpe. Oggi la Ferrari era una grande macchina. E vi dico, capita poco, spesso, ultimamente. Oggi, invece, tutto il resto, oltre alla macchina, è stato scarso ed è stato assolutamente fuori da ogni logica. Perché poi, se andiamo a vedere i risultati, ragazzi, sono lampanti. Ma ne parliamo ora, come al solito. Vi ricordo che questo video esce in anteprima per gli abbonati. Se volete abbonarvi al canale, sostenere il canale economicamente, a livello di abbonamento argento, 5 euro al mese, potete avere tutti i video in anteprima. Le pagelle escono prima per gli abbonati. Tutti i video speciali escono prima per gli abbonati. E poi ci sono dei video speciali, già fatti pensieri a caldo, dove vi ho detto tutte le mie impressioni a caldo, sia delle qualifiche che delle gare. Aiutate il canale e vi ringrazio. Quindi vi dico, se volete iscrivetevi, lasciate un like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza e c'è l'aiuto e il sostegno al canale. Abbonamenti e donazioni potete aiutare il canale a sostenersi e a crescere. Ragazzi, c'è Instant Gaming. Vi ricordo che potete trovare i giochi scontati fino al 90%. Trovate le prevendite, le gift card e gli abbonamenti tutti per scontati. Link in descrizione. Veramente potete avere una marea di prodotti in iper sconto. Partiamo subito con Tsunoda, senza voto. Beh, raga, che colpe ne aveva Tsunoda di quello che è accaduto? Francamente, essere buttati fuori da Stroll è anche pesante perché Stroll è un emerito pirla e come al solito ha combinato i disastri. Devo dire che mi dispiace perché questa era una gara dove Tsunoda magari poteva fare anche qualcosina di meglio. Dispiace veramente tanto, ragazzi, però di base, gente come Stroll effettivamente in pista non ci dovrebbero neanche stare perché, parliamoci chiaramente, sono piloti scarsi. Stroll è scarso e non solo fa dei danni a se stesso, fa dei danni anche agli altri. Quindi Tsunoda non ha colpe, Stroll 0, voto 0 perché effettivamente non ci si può assolutamente. Non ci si può assolutamente. Non si può vedere un pilota del genere in pista, ragazzi. Non si può vedere un pilota del genere in pista. È vergognoso quello che ha combinato. Siamo ai primi giri e se sei un pilota con un minimo di quoziente intellettivo non fai quei casini, secondo me, eh. Poi ognuno lo può pensare come gli pare. Ma raga, Perez, che voto gli dobbiamo dare? Avrebbe meritato un 9 Perez oggi, eh? Perché oggi a Perez gli era riuscito tutto. Fare una gara di vertice, rimanere sempre a più di, a massimo 2 secondi dalla vetta. Sì, qualche volta è retrocesso, ma stava là. Si stava giocando la vittoria anche lui. Un Perez che ha demolito Verstappen, dimostrando con l'ennesima volta che se gli dai la macchina decente, Verstappen non è tutto sto fenomeno, anche il compagno di squadra lo può insidiare in determinate condizioni. Aveva fatto una gara veramente straordinaria. Non capisco perché poi è andato. No, addosso. Ragazzi, l'incidente tra Perez e Sainz, secondo me, è 50 e 50, parliamoci chiaramente. Però cazzo, lo potevi evitare. Fai la curva, allargati. Cioè, perché non l'ha fatto Perez? Perché ha cercato di stringere su Sainz? Perché c'era Leclerc davanti che avrebbe dato la scia o a Sainz o a Perez. Se Sainz avesse preso la scia di Leclerc, automaticamente avrebbe sverniciato Perez nel rettilineo. Dato che Leclerc era un po' in mezzo, sia Perez che Sainz si sono stretti per cercare di avere quanta più scia possibile e si sono presi. Un incidente stupidissimo che ha privato Perez di un podio meritatissimo e la Red Bull di punti nei costruttori, che
costeranno caro, dato che la McLaren ormai l'ha superata la Red Bull. Però Perez ha già dimostrato quanto la Red Bull c'è in questo momento della stagione, è tornata competitiva. La Red Bull c'è e oggi la Red Bull avrebbe potuto tranquillamente vincere con Perez. Quindi a livello prestazionale, ragazzi, attenzione alla Red Bull per le prossime gare. Sainz, voto 2. Voto 2 perché oggi Sainz, quando mi dicono che io sono pro Sainz, oggi Sainz è inaccettabile. Allora, partenza disastrosa. Ha perso quante? 2 posizioni. 1-2 posizioni in partenza. Parti nella via pulita, Leclerc è partito perfettamente, Sainz no. Quindi un errore del pilota. Non possiamo dire che la macchina ha avuto dei problemi, è stato un errore del pilota. Quindi già parti male. Primo stint di gara, assolutamente disastroso. Sainz o è stato troppo gentile sulle gomme, ma comunque andava andato malissimo. Girava alle volte un secondo più lento di quelli davanti. Uno stint assolutamente inaccettabile. Quindi non mi ha fatto assolutamente piacere vedere Sainz così lento, perché poi quando abbiamo visto nel secondo stint con le gomme bianche Sainz volare, anche perché davanti comunque stavano lottando, non stavano andando al massimo, però Sainz aveva un passo superiore. Ci siamo resi conto che se Sainz fosse partito bene, fosse rimasto anche terzo, attaccato a quelli davanti, avrebbe vinto oggi. Un passo veemente che l'ha riportato negli ultimi giri a ridosso di Leclerc e Perez, che stavano lottando in quel momento. E poi va a fare una cazzata del genere. Cioè, superi Perez, lo superi anche bene. Sei dietro Leclerc, puoi tranquillamente girare insieme a Leclerc nel lungo rettilineo, secondo rettilineo dopo il traguardo. Puoi superare anche Leclerc facilmente, perché in crisi di gomme avevi 2 giri per superare Leclerc. E vi dico, non mi avrebbe fatto piacere a me, perché comunque Leclerc aveva battagliato, meritava di arrivare davanti a Sainz. Però in quell'ambito Sainz poteva fare il sorpasso. Cosa cazzo fai? Ti metti all'esterno di Leclerc in una curva praticamente a L, dove tu all'esterno non puoi fare nulla perché c'è il muretto, quindi devi rallentare. Ti metti all'esterno di Leclerc e permetti a Perez di riaffiancarti. Perché l'errore di Sainz qual è? Pensare nella sua mente bacata di dire: adesso supero pure Leclerc, adesso ho superato Perez, mi butto dentro subito all'esterno di Leclerc e lo supero. Andando all'esterno, Leclerc giustamente si è tenuto la posizione, Sainz si è ritrovato a perdere trazione, a non poter riaccelerare perché aveva Leclerc davanti. Che ha fatto? Riaccelerando, tentando di tenere la scia di Leclerc, perché avrebbe significato stare davanti a Perez o no. Lui ha avuto la tendenza a stringere un po', Perez si è stretto pure e si sono toccati. Quindi tutto nasce dalla voglia di Sainz di fare quella che è una bastardata in quel momento, ovvero hai superato Perez, hai 2 giri davanti a te per calcolare benissimo il sorpasso su Leclerc. Cosa fai? Cerchi di superare al volo anche Leclerc senza perdere tempo. È una follia, dato che c'erano 2 giri e Leclerc era in crisi di gomme, l'avrebbe potuto tranquillamente superare Sainz. È una follia, è un errore gravissimo di Sainz, che ancora una volta, come è successo a Spa l'anno scorso, parecchie volte come è successo in Australia l'anno scorso, Sainz di solito è meno falloso di Leclerc, ma in certe condizioni fa le stesse cazzate, se non pure peggio. È stata una cosa folle, perché hai privato Ferrari di un altro pilota sul podio, hai privato te stesso dei punti in classifica che ti distaccano da quelli davanti che ormai stanno scappando e quindi è difficile che li riprenderai. Privi il team nella classifica costruttori di un ipotetico sorpasso comunque stellato con la Red Bull. È vergognoso, ragazzi, vergognoso. E ripeto, oggi c'avevi la macchina migliore nella seconda parte di gara. Non sarà sempre così. Ora Singapore è una pista anomala, magari pure a Singapore Ferrari fa i miracoli, eh. Però dopo, ragazzi, andiamo sulle piste vere, quelle normali, piste parte Las Vegas vere, dove la macchina, se non è buona, come la Ferrari, che nei punti guidati è sempre più lenta degli altri, la soffrirai, eh. Quindi capiamoci bene, oggi era una di quelle occasioni da cogliere al volo, perché non si ripeteranno più. Sarà difficile rivedere una Ferrari competitiva, e lo dimostra che Ferrari era più competitiva delle altre oggi, lo dimostra il fatto che Sainz, che a Baku non ha mai ottenuto grandi risultati, a un certo punto andava più veloce anche di Leclerc, però ripeto, un Leclerc che aveva battagliato, aveva consumato le gomme molto più di Sainz, che invece stava da solo in pista. L'ha fatto come Leclerc a Monza nel 2023, che ha fatto? Leclerc non ha battagliato con nessuno, ha gestito le gomme, Sainz era in battaglia davanti per provare almeno a fermare le Red Bull, Leclerc a fine gara prova a superare Sainz, non era giusto là, come non è stato giusto oggi che Sainz attacchi in quella maniera veemente e bastarda Leclerc. Quindi Sainz oggi indifendibile. L'unica cosa che si salva è la progressione che ha fatto per riprendere i primi e basta. Oggi Sainz disastroso su tutta la linea, è veramente indecente questa cosa. Bottas 16esimo, voto 1.
Assurdo che non tenga manco il passo di Zubo. Non lo so, ragazzi. Non voglio neanche commentare perché Bottas a me mette la depressione solo a nominarlo. Ocon, quindicesimo, voto 2. Male pure lui. Su una pista dove non, forse non ha mai avuto. Cioè, questo weekend non ha mai trovato veramente la condizione. Abbiamo visto problemi nelle prove libere. Non è stato un grande weekend per Ocon. E Guanyu Zhou gli diamo un voto 4 perché perlomeno si è messo dietro Bottas e Ocon. Almeno qualcosa l'ha fatto. Pilota dal talento molto discutibile, che però il suo in qualche modo lo fa. Daniel Ricciardo, voto 3, ma aspettavo di più. Su una pista dove ha vinto, ragazzi, ti aspetti che Ricciardo possa fare di più. Secondo me Tsunoda, se fosse arrivato, gli avrebbe dato davvero un bel distacco. Oggi, secondo me, Tsunoda era molto più veloce di molto, era abbastanza più veloce di Ricciardo. Non lo so, raga, ve lo dico sempre, Ricciardo è sul viale del tramonto, ma veramente ben avviato, eh. Gasly, voto 5, perché alla fin fine dodicesimo, almeno ha provato qualcosa, anche se quest'Alpine ormai è talmente in dismissione che è difficile poi pensare e inventarti qualcosa. Ragazzi, se non si fossero ritirati Sainz e Perez, Gasly sarebbe arrivato 14esimo, un disastro l'Alpine. Hülkenberg, voto 4, mi aspettavo di più, fuori dalla zona punti, nonostante il doppio incidente finale. Non è stato un grande weekend per Hülkenberg, ma in generale per la Haas, perché la Haas su sta pista avrebbe dovuto fare qualcosina in più. Mi aspettavo delle prestazioni migliori anche da Biermann, che è arrivato decimo, sì, ma con l'incidente davanti, quindi comunque ha fatto una bella prestazione, essendo un ragazzo che è la seconda gara in Formula 1. Vedremo, sperando che Ferrari in futuro lo possa accogliere nel team, perché Biermann sembra comunque avere delle buone qualità. Battere Hülkenberg non è facile, e l'abbiamo visto con un. L'abbiamo visto con un Magnussen che non ci riesce praticamente mai, quindi non è scontata la cosa, eh. Hamilton, nono, voto 4, male lui, male lui perché, vabbè, è partito dai box, abbiamo capito, ha cambiato il motore. Però cazzo, mi aspettavo una progressione un po' migliore. Certamente, ragazzi, giudicare Hamilton da queste gare non è possibile, l'ho detto. Oggi se Ferrari avesse avuto Hamilton non avrebbe perso questa gara. Perché Hamilton comunque lo dobbiamo giudicare anche dalle gare pazzesche che ha fatto quest'anno, e questo dà speranza a noi ferraristi di avere un pilota comunque completo e ancora sulla cresta dell'onda. Certamente oggi non è stata una grande gara, capiamoci. Sarebbe stato fuori dalla top 10, con la Mercedes non è accettabile. Colapinto voto 9, ottavo, mo senti, i tifosi di Colapinto faranno gli striscioni, gli apparecchi, gli aerei che passano là con gli striscioni, con le scritte. Sì, ragazzi, certamente. Una buona gara, ma una Williams sicuramente in palla su questa pista, perché abbiamo visto pure Albon, ha fatto un'ottima prestazione. Là che vi dico, figuriamoci se al posto di Colapinto ci fosse stato un pilota ancora più performante e più pronto. Secondo me la Williams avrebbe fatto un finale di stagione molto migliore. Comunque ha fatto una buona gara, un buon risultato, non era facile non sbattere perché è una pista insidiosa. Bravo, bravo a Colapinto, ma non cambia la mia idea su di lui, che non è un pilota secondo me top. Albon, voto 9, anche qua, grande Williams, è riuscito a fare una buona gara, dopo i casini che sono successi nelle qualifiche, i casini, le cose che si staccavano, abbiamo visto mille problemi, mille situazioni, però Albon ha fatto una bella gara come l'ha fatta con la Pinto. Buono per la Williams perché fa il carico dei punti e si inizia a staccare dagli altri in classifica costruttori. Beh ragazzi, Fernando Alonso gli do un bel 8. Essere in top 6 dopo tanto tempo e tante battaglie perse è buono. Fatto una bella gara, peccato che è stato sempre comunque poi lontano da quelli davanti. Se no ci avrebbe potuto regalare veramente una bella prestazione. Baku non porta bene ad Alonso, abbiamo visto pure l'anno scorso, è arrivato praticamente dietro Leclerc di un nulla, nonostante fosse più veloce. Piccoli segnali di ripresa dell'Aston Martin, che sappiamo nel 2025 non è che avrà Adrian Newey. Newey lavora dal 26 in poi, dalla macchina 26 in poi. Segnali incoraggianti, bravo Alonso, perché fa sempre piacere vedere un pilota di quel carisma davanti. Verstappen voto 4, malissimo. Malissimo vederlo quinto, anche dietro, cioè vederlo quinto contando che sarebbe arrivato settimo se non ci fosse stato l'incidente, non è accettabile. Secondo me Verstappen, ragazzi, allora non era il campione più forte della storia prima, e ve l'ho sempre detto, non è un campione come si diceva che avrebbe vinto con la Haas, queste cazzate qua sono follia. Però non è neanche il pilota che adesso arriva quinto o settimo nelle gare, su. Con Perez che va molto di più. Secondo me a Verstappen gli stanno facendo pagare l'irruenza, la cattiveria,
stanno penalizzando in toto la Red Bull e lo stesso Max, che poi alla fin fine prende anche buoni punti per il mondiale, ripeto. Alla fin fine si difende da un Norris che arriva quarto, fa il massimo da dove è partito. Però Verstappen non può essere così lento quest'anno, dopo aver fatto delle gare pazzesche a inizio mondiale. Non può essere così scarso. C'è qualcosa dietro, ragazzi, è inutile prenderci per il culo. Norris voto 8, bella rimonta. Mi aspettavo anche qualcosina in più, modestamente. Però safety car non ce ne sono state. Il fatto che Norris ha fatto una rimonta incredibile con una macchina incredibile, parliamoci chiaramente. Bella rimonta, purtroppo, peccato che guadagna pochissimo su Verstappen. Pensate se Norris non avesse fatto l'errore in qualifica, dove sarebbe partito e quanti punti avrebbe recuperato su Max. Ora, ci sono meno di 60 punti, però ragazzi contate che le gare sono sempre di meno. Ce la può fare Norris? Sì, ma deve iniziare a stare davanti fisso. Non può fare una gara va bene, una gara va male, un'altra gara va male. Non va bene. I punti che ha sperperato Norris in questo mondiale, ragazzi... Raramente io mi ricordo piloti aver fatto cose. Forse Mansell nel 91, eh? Mansell nel 91 che in Canada saluta il pubblico e fa bloccare la macchina all'ultimo giro quando aveva vinto. Mansell che mi sembra forse proprio all'Estoril se ne esce una ruota, la Williams non gli avvita una ruota e si ritira. Forse solo Mansell nel 91, se andiamo a valutare, ha perso un mondiale per degli errori banali e tanti punti persi, eh? Perché altrimenti, ragazzi, Norris... Se avesse vinto a Monza, come poteva fare? Se avesse vinto in Ungheria, come poteva fare? Se qua fosse arrivato a podio, come poteva fare? Oggi stiamo parlando di un Norris probabilmente già in vetta al mondiale. Invece, vedete, passano le gare, Norris... qualcosa in più lo guadagna su Verstappen, ma è troppo poco. C'è sempre comunque più di due gare di svantaggio e le devi recuperare e non è facile. George Russell, ma gli do un 7, ma giusto perché poi alla fine è arrivato terzo, ma non era assolutamente da podio oggi Russell. Quest'anno a Russell ne hanno tolto una gara che meritava davvero tanto, perché se andiamo a vedere a Spa, Russell aveva vinto autorevolmente, meritava la vittoria. E invece ha vinto una gara in Austria che non meritava, e un podio oggi che non meritava, se andiamo a valutare, perché è effettivamente regalato da Sainz e Perez. Buona gara, niente di più, la Mercedes è stata molto deludente, me l'aspettavo molto più pimpante, ho sbagliato. Ho sbagliato, però se fate caso, ragazzi, avevo azzeccato la prediction. Vi avevo detto che la McLaren stava davanti e oggi alla fin fine è arrivata davanti. Vi avevo detto che la Red Bull sarebbe tornata forte e con Perez si è giocata la vittoria fino a due giri dalla fine. E vi avevo detto che la Ferrari nelle giuste condizioni avrebbe potuto vincere. Mi aspettavo una Ferrari non fortissima come è stata nella seconda parte di gara, però comunque mi aspettavo una Ferrari da vertice e ci ho azzeccato. L'unico che ho sbagliato è la Mercedes, perché me l'aspettavo un po' più veloce, invece... Si sta involvendo, ragazzi, fateci caso. Da quando ha vinto l'ultima gara con Hamilton a Spa, la Mercedes ha iniziato una retromarcia clamorosa e anche là difficilmente spiegabile. Leclerc voto 7 perché se andiamo a valutare il Leclerc secondo sul podio, i 20 punti presi e tutto va bene, siamo d'accordo, ha fatto una buona gara. Ma ragazzi, non si può neanche non citare l'errore clamoroso. Allora, punto primo, il team ha sbagliato perché non devi aspettare che gli altri fanno il pit stop e ti fanno un undercut. È entrato Perez, mi sembra, al 13° giro. Leclerc al 15° doveva fare il pit stop. Tu non devi pensare per niente a Piastri. Hai deciso che fare una sosta, tu devi entrare prima di Piastri, in modo che non perdi nulla. In quel momento Leclerc aveva 6 secondi di vantaggio su Piastri. Se fosse entrato un giro prima, oppure se fosse entrato e Piastri l'avesse inseguito, comunque Leclerc avrebbe mantenuto quel gap di 6 secondi e non dai la scia a Piastri con 6 secondi di vantaggio. Invece cosa ha fatto la Ferrari? Ha aspettato che Piastri facesse il pit. L'ha fatto pure Leclerc. Il pit se l'ha ritrovato là un secondo, gli ha preso la scia e l'ha superato. Ragazzi, il sorpasso di Piastri oggi su Leclerc è uno dei sorpassi più stupidi e monotoni che abbiamo mai visto nella storia della Formula 1. Perché Piastri non voleva neanche sorpassare, secondo me, all'inizio. Ha detto, mo ci provo, mi butto dentro, era lontanissimo. Come è potuto succedere che Leclerc non ha né chiuso la traiettoria, né cercato di allungare un po' la frenata e non l'avrebbe mai passato Piastri? Cioè, un sorpasso subito da così lontano è veramente inaccettabile da nessun pilota. Leclerc si è giocato la gara in un sorpasso stupidissimo, perché poi ciò l'ha costretto a stare attaccato a Piastri per provare a superarlo e vi ho detto a fine gara pagherà. Fine gara, finite le gomme di Leclerc. Tutto il trambusto che è accaduto è stato anche per colpa di Leclerc che faceva da tappa a tutti. Se non fossero stati impattati tra di loro Sainz e Perez, probabilmente Leclerc sarebbe arrivato quarto oggi. Cioè, capiamoci, ragazzi. Uno che ha fatto una gara attaccata al leader, è più veloce del leader, per tutta la seconda parte di gara sarebbe arrivato quarto.
Perché con la crisi di gomme che aveva Leclerc l'avrebbe superato sia Perez che Sainz. Era finita per Leclerc, aveva le gomme distrutte. E dato che nella seconda parte di gara abbiamo visto che Leclerc, se fosse stato davanti a Piastri, ragazzi, gli avrebbe dato 10-15 secondi a fine gara. Per quanto era più forte la Ferrari con le bianche rispetto alla McLaren, è una gara persa, sono punti persi, è un eventuale ri ritorno a lottare per il mondiale perso vedendo Verstappen. Sì. Ed è un perdere punti nel costruttori vergognoso. Oggi la Ferrari poteva tranquillamente arrivare prima e seconda, ma al peggio prima e terza. E invece ci ritroviamo qua a vedere un secondo posto inaccettabile, vedendo anche che Leclerc in 4-5 giri ha perso 10 secondi da Piastri alla fine. Ragazzi, inaccettabile. Inaccettabile per tutti noi tifosi Ferrari e non avremmo mai voluto vedere una cosa del genere. Oggi Leclerc, se fosse stato un po' più sveglio e Ferrari un po' più sveglia nelle strategie, oggi avremmo stravinto la gara perché la meritavamo. Molto più di Monaco, molto più dell'Australia, molto più di Monza. Oggi Ferrari, nel secondo stint, era la macchina più veloce in pista e meritava la vittoria per le prestazioni. Questo è il risultato. Un team scarso che continua a fare gli stessi errori da anni, due piloti che continuano a fare gli stessi errori da anni. Questo è il risultato, ragazzi, una vittoria persa. Ora Singapore ce la possiamo anche giocare. Che Singapore Sainz va forte, Leclerc va forte, è una pista che piace a tutti, è una pista nuova. Ma ragazzi, parliamoci chiaramente, dopo Singapore si torna sulle piste vere. E a parte Las Vegas, è difficile che Ferrari potrà puntare a nuove vittorie. Molto difficile. Piastri voto 10. È stato furbo. È stato fortunato, il team l'ha secondato, molto più di quanto sta secondando Norris ultimamente. E Piastri è stato molto intelligente, cioè cosa ha fatto? Ha fatto una prima parte di gara vicino a Leclerc, poi si è staccato per non distruggere le gomme, ha fatto il pit stop anticipato, si è ritrovato là. Uno come Piastri, che non è manco tutto sto fenomeno dei sorpassi, ha allungato la frenata, si è buttato dentro a Leclerc, cosa che Leclerc non è riuscito mai a fare con Piastri. Ha fatto un sorpasso e si è andato a vincere una gara, rintuzzando gli attacchi di Leclerc. Sì, tutto bello, ma c'ha comunque una macchina eccezionale sotto il culo. Vittoria clamorosa. Norris sempre più annichilito perché sta facendo tutti gli errori del mondo. Ragazzi, questo è Piastri. Un pilota che oggi ha massimizzato una macchina che non era la migliore nella seconda parte di gara. Così è. La fortuna si dice che aiuta gli audaci, e oggi la Ferrari non è stata audace. Voglio dire, il migliore della giornata. Guarda, oggi veramente, ragazzi, l'avrei dato a Leclerc o a Perez se non ci fosse stato l'incidente. Però, vedendo quello che poi hanno combinato, non sono né Leclerc né Perez. Oggi il migliore lo diamo a Piastri perché è riuscito a fare una grande gara. Peggiori li do a Sainz e Perez. Non si può assolutamente accettare una cosa del genere a gara finita e con un risultato importante acquisito per entrambi. Ciao, Guagliò. Whoa, whoa, whoa.